Signore e signori della giuria, avete formulato il verdetto? Sì, vostro onore. La giuria ha dichiarato l'imputato colpevole dei capi d'accusa. Prima di emettere la sentenza, desidero ringraziare i due testi a nome dello Stato per le preziose prove con le quali hanno permesso a questa corte di assicurare un criminale alla giustizia. Sono gli uomini come voi a costituire l'orgoglio della nazione. Silenzio nell'aula! L'imputato deve alzarsi in piedi. L'imputato dica se ha argomenti a suo discarico. No. Allora questa corte lo condanna alla reclusione per il resto della sua vita. Ma come, non lo impiccate? Silenzio nell'aula! Voi, luridi, infami traditori, vigliacchi, serpenti, ma vi acciufferò. Fosse l'ultima cosa che farò al mondo. Non c'è prigione in tutta l'America capace di tenermi rinchiuso. E quando uscirò, vi strapperò le gambe e ve le legherò intorno a quei colli da serpente. C'è poco da ridere! Vi renderò complici del redditi! Vi ritroverò anche in capo al mondo! Diego! Sì! Oh, no, mio! Ehi, voi due, se volete un consiglio, andatevene da questa città appena possibile. Buce come un elefante, non dimentica mai. Perché non impari a tenere chiusa quella bocca? Cosa ho fatto? Vuoi sapere cosa hai fatto? Hai messo a repentaglio le nostre vite. Era andato tutto molto bene, ma tu dovevi aggiungere... Ma come, non lo impiccate? Ma non hai visto com'era nervoso? Se scappo di prigione, le nostre vite non verranno neanche 5 centesimi. Andiamocene da questa città. E come facciamo, don Dorcene? Con la macchina. E come lo facciamo, camminore? Sulla strada. Sulla strada. E come facciamo per la benzina? Abbiamo abbastanza soldi per pagarla. Non abbastanza per andare lontano quanto voglio io. Olio, mi è venuta un'idea. Perché non cerchiamo con un annuncio qualcuno che venga con noi? A cosa ci serve qualcuno che venga con noi? Per scambiarci la guida e dividere le spese. Come quando siamo venuti qui. Ti ricordi? Finalmente stai usando il mio cervello. Andiamo al giornale a pubblicare un annuncio. Immediatamente. Dentro? Non preoccuparti di quello che sto facendo, aiutami! No, no, non così! Prendimi per le spalle e tirami fuori! Se
Sei pronto? Prontissimo, gira! L'hai messo l'annuncio sul giornale? Sì, l'hanno già pubblicato. Cosa c'è scritto? Vuoi che te lo legga? Certamente. Aspetta, prendo gli occhiali. Te lo leggo subito. Ti sta proprio bene. Apposta non ci vedevo. Perché? Sono i tuoi. Leggo io. Riservato agli interessati. Riservato agli interessati. Così non lo leggerà nessun altro. Due gentiluomini. Siamo noi. Fammi leggere. Va bene, leggi. Nancy, torna a casa, ti perdono tutto e... È qui. Due gentiluomini che partono in auto verso est cercano qualcuno disposto a guidare e anche a pagare tutte le spese, come quando siamo venuti qui. Telefono 42489. Distinti saluti, Mr. Laurel e Mr. Hardy. P.S. Chi non è interessato all'annuncio non lo legga. Beh, che te ne pare? È molto bello, breve e senza giri di parole. Posso aiutarti, Olio? Impacchetta le stoviglie di cucina. La spezzatura, no, lo sai che non è roba nostra. Che fai, cioccolatte? Portiamolo, potrebbe servirci. Senti chi è? Pronto? Siete voi che avete messo un annuncio sul giornale per un compagno di viaggio? Sì, signora. Chi è? Una signora per l'annuncio. Oh. Aspetti, la faccio parlare col mio amico Olio. Pronto? Mi scusi un momento, ho l'orecchio pieno di latte. Avanti, provvedi subito. Mi scusi il ritardo. Qual è la sua attività, signora? Ho letto che andate verso est. E vorrei venire con voi. Oh, la sua voce è una musica. Quando pensate di partire? Ma quando lei è comoda, signora. Beh, io sono comoda anche adesso, bimbo. Oh, qual è il suo indirizzo? Benissimo, arrivo di corsa. Arrivederci.
Va bene, basta così. Ultima edizione! Il famoso bandito Butch è andato dal carcere! Ultima edizione! Butch, che cosa fai qui? Niente, sono in ferie. Lo sai che è inutile fuggire, ti riprenderanno. Ho un conto da saldare. È uno della banda che ti ha tradito? No, è stata la soffiata di due teste di rapa. E allora? Li farò stare zitti per sempre. Che cosa hai intenzione di fare? Rivoltare la città da capo a piedi finché non saltano fuori. Ma Butch, non puoi restare qui. Non capisci che è il primo posto dove verranno a cercarti? Sono loro. Svegli, la scala di sicurezza. No, non ho scampo. Avranno già circondato la casa. Allora, nasconditi di là. Se si mette male, tenta la fuga sparando. Va bene. Prendi la pistola. Lì. Dove? Qui, nel baule. Come va? Siamo i suoi futuri compagni di viaggio. Oh, accomodatevi. Grazie. Piccoli fiori per lei. Io sono il signor Hardy. Come le dicevo, io sono il signor Hardy e lui è il signor Laurel. Molto piacere. Bene, siamo pronti per partire? Ecco, io ero pronta a partire. Non avrà cambiato idea, spero. Ah, no, no, no. Ma poco fa è capitato qui un mio amico e anche lui dovrebbe andarsene da qui. E, beh, mi chiedevo se per caso non ci sarebbe un posto anche per lui. Oh, ma certo! Saremo molto più allegri. Ah, siete veramente gentili. Il mio amico farà salti di gioia. Però faccia presto, perché abbiamo fretta. Perché avete fretta? Dobbiamo lasciare la città il più presto possibile. C'è un tale che ci ha detto che se riesce ad acciuffarci, ci strappa tutte le gambe e poi ce le lega qui intorno al collo. È vero? Non preoccupatevi, se quel mio amico viaggerà con noi, vi assicuro che nessuno oserà toccarvi. Oh, ma lei non conosce il nostro amico. Davvero? E voi non conoscete il mio amico? E se volete accomodarvi, vado a chiamarlo e ve lo presento. Con molto piacere. Puoi sedarti. Tutto bene, Butch, puoi uscire. Chi era? Miei amici, devi conoscerli. Va bene, apri il baule. Eccomi. Ma presto, comincia a mancarmi l'aria! La serratura si è chiusa! Beh, aprila! Non posso! Non ho la chiave! Questo sì che è un bel colpo! Razza di deficiente! Ehi, sta calmo! Avete delle chiavi? Chiavi? Sì, il mio amico è chiuso in un baule e non può uscire. Chiuso in un baule? Eh già, lo stava preparando e c'è caduto dentro. Può succedere. Forse voi riuscite ad aprirlo. Ci faccia vedere il baule e noi lo apriremo in un attimo. Sì, venite. In meno di un attimo. Uscire, non resisto più. Sì, calmati, ora ci pensano i miei amici. È chiuso. Naturale che è chiuso, per questo non può uscire. C'è un solo modo per aprirlo, rompere la serratura. C'ho un martello. Ah, certo, ecco i ferri. Qui c'è di tutto. Lo consideri aprito. Ehi! Piantatela! Oh, May! Che c'è? Presto, va a chiamare Jerry. Lui lo aprirà. Magnifica idea.
Voi non andatevene, torno subito. Mi scusi, buon uomo, possiamo fare qualcosa per lei? Prepararle un panino o una bibita? Ma che panino? Qui non c'è neanche aria! Sta soffocando! Fa caldo, eh? Altro che. Va meglio? Meglio cosa? Non fare lo stupido. Ho una grande idea, adesso facciamo dei buchi nel baule. Trovate geniale. Buon uomo, stia calmino, adesso facciamo dei buchini nel baule. Diavolo state facendo? Sei sempre il solito stupido. Non potevo sapere che la testa fosse proprio là. Venne uno qui. Aspetta. Fregatevi! Come va, signore? Bene. Eventi. Le arriva un po' d'aria, buon uomo? Adesso va meglio. Oh, stupido! Levaci di mezzo, dallo a me il trapano. Beh, che cosa le salta in testa? Dov'è Butch? Mi piacerebbe saperlo, eh? Cammina! Ma dove hai intenzione di portarmi? Zitta! Ehi! Cosa c'è? Ascoltate! Vi dico io un sistema per farmi uscire. Dica, buon uomo. La fiamma ossidrica. Fondete la serratura. È un'ottima idea. Ci scusi, spero che vada bene lo stesso. La lampada da stagnino. Accendi. Presto. Stai lì. Che succede? Vado a fuoco! Presto, buttate dell'acqua! Sto bruciando! Fuoco, mi soffoca! Non muoia, buon uomo! Abbiamo quasi fatto! Presto! Mi scusi, si è spengiuto il fuocherello. Ma chiudete l'acqua! Va bene, la chiudiamo subito. Serve. Aiuto!